Ciao ragazzi e bentornati. Oggi un intro velocissimo perché sto per partire per Milano, ma ci tenevo a caricare questa video ricetta il prima possibile. È una crostata dal ripieno morbidissimo di ricotta e marmellata. Io ho utilizzato la marmellata fatta in casa, ma andrà benissimo qualsiasi tipo di marmellata che sceglierete. Vi ricordo che nell'info box qui sotto troverete il printable della ricetta scaricabile e ovviamente stampabile. E vi invito ancora una volta ad iscrivervi al canale per non perdervi tutto le altre ricette. Se il video vi piace lasciatemi un bel pollice in su e per adesso vi saluto, ma ci rivedremo prestissimo. Ciao! Ci serviranno 100 g di zucchero per preparare la frolla, 300 g di marmellata, io ho usato una marmellata di lamponi, 150 g di burro, un uovo bello grande, 300 g di farina 00, un limone biologico, 400 g di ricotta, 130 g di zucchero per preparare la crema, un pizzico di sale e una bustina di vanillina. Inizio impastando in una terrina partendo dal burro, i 100 g di zucchero, un pizzichino di sale e la buccia grattugiata di un limone biologico. Impasto con le mani giusto il tempo di amalgamare un po' gli ingredienti. Quindi aggiungo anche un uovo. E in ultimo la farina. Comincio a mescolare con un cucchiaio di legno. E quando inizierò ad avere difficoltà, verso tutto su una spianatoia e continuo ad impastare con le mani fino a compattare l'impasto in una palla che metterò in un sacchetto e lascerò riposare in frigo per mezz'ora. Intanto inizio a preparare la crema versando in una terrina la ricotta, 130 g di zucchero e una bustina di vanillina o di vaniglia. Vado a mescolare con le fruste elettriche fino ad ottenere una cremina bella liscia e irresistibile. Trascorsa mezz'ora riprendo la mia pasta frolla, la infarino leggermente ed inizio a batterla con il matterello perché dopo essere stata in frigo sarà un po' dura. Dopodiché comincio a stenderla ad uno spessore di mezzo centimetro circa. La avvolgo intorno al matterello e nel frattempo mi sono già preparata una teglia di 24 cm con due strisce di carta da forno. Per farle aderire allo stampo ho utilizzato un pizzichino di burro, in questo modo non si sposteranno. Quindi vado a rivestire la teglia con la pasta frolla, sistemo i bordi e taglio l'eccesso. Vi consiglio anche di bucherellare la superficie prima di aggiungere a cucchiaiate la crema di ricotta. In questo modo non si gonfierà durante la cottura. La stendo leggermente con un cucchiaio, dopodiché aggiungo anche la marmellata di lamponi. Questa qui è fatta in casa. Se vi piace preparare le marmellate vi lascio qui la ricetta. Con molta delicatezza la vado a stendere e lascio riposare il tutto in frigo per 10-15 minuti. Nel frattempo rimpasto gli avanzi di pasta frolla e stendo di nuovo. Utilizzerò questi due coppa pasta e la lettera X del kit Alfabeto di Decora. Quindi mi vado a ricavare tutte le formine e le dispongo in maniera ordinata su tutta la superficie della crostata. Ora la cuocio in forno statico preriscaldato a 180 gradi per 35-40 minuti circa. La lascio raffreddare per bene e aiutandomi con le due strisce di carta da forno riuscirò ad estrarla dallo stampo molto facilmente. E adesso non mi resta che mangiarla.